realtà qualche anno fa ci sono stati dei grandi, ma uno soprattutto che per tanti anni, e praticamente gli abbiamo tenuto il posto. Sì. Perché, come si dice, a volte ritornano. È per me un piacere, perché vabbè, dai, è un amico da ormai, dagli esordi, da oltre 30 anni, quindi abbiamo diviso tante cose, ma soprattutto una grande amicizia, e quindi dopo credo che 30-40 anni, credo che sia nato lui insieme a Mirigliani, per quanto riguarda Miss Italia in Toscana, anno più anno meno, anche se lui li porta meglio perché, diciamo, il nero snellisce. È un piacere averlo qua oggi e vi prego di accoglierlo con un grande applauso, strappatevi i capelli. Il signore, va bene, già così lo vedo predisposto. Allora, è venuto a trovarci niente meno che Carlo Conti! Eccolo qua! Maestro! Buonasera! Buonasera! Buonasera, Carlo! Buonasera a tutti! Non sfilo, non sfilo, non sfilo! Ecco l'uomo! State bene? Un uomo che entra in tutte le case senza chiedere il permesso, con grande gioia di tutti noi, un pezzo del nostro canone, come dire. Sì. Allora, innanzitutto permettimi di salutare i concittadini, visto che io ho la cittadinanza onoraria di Casciana Terme e della quale sono particolarmente orgoglioso. Quando poi ho fatto Miss Italia hanno tentato di darmi anche quella di Salso Maggiore, ma non l'ho voluta per rispetto a Casciana Terme. È qualche annetto che non venivo da queste parti, però è tutto uguale, questa è la cosa bella, che ci sono delle cose nella vita che restano ferme, e tra queste c'è anche questa meravigliosa piazza, questo calore, questa energia che ogni anno si vive qui da 40 anni a questa parte. La prima volta che sono venuto qua, arrivavo da Roma, Mattei presentava, io arrivavo e conducevo con lui, Alberto Mattei, un bel tandem, che ormai è diventato un grande professore, un grande ginecologo, è rimasto nell'ambiente qui in qualche modo. Nelle miss. Sì, no, nel senso assolutamente. Ovviamente. Ma là in fondo mi sentite? Sì. Devo capire perché. Ecco, mi sembrate un po' addormentati da quella parte. Fate un applauso solo voi da questa parte. Se possiamo andare per il caffè se vuoi. Ora solo voi da questa. Spritz. E sono molti di meno, eh. E sono molti di meno. Voglio capire, siete svegli, sì. Allora fatemi capire, vai, un bel applauso. No. Attenzione, svegli. Un bel applauso. No. Vai, un bel applauso. Uno, vuol dire tan, ma uno. Un bel applauso. Ehi, due belli applausi. Tre belli applausi. Quattro belli applausi. Cinque belli applausi. Sei belli applausi. Sette belli applausi. Oh, nell'87 siamo arrivati a 9.848. Vogliamo battere il record? No, lo sapevo. Il record rimane fermo lì. Va bene, allora sono tutti svegli. Stavo dicendo, qua tante serate, tante emozioni, abbiamo fatto la gavetta, tante serate, mi piace ricordare soprattutto una persona che è Ugo Mattioli, che 40 anni fa arrivò qua e propose all'allora amministrazione, ma più forte l'applauso a Ugo. Eccolo là, guarda. Ugo 40 anni fa era da queste parti, le prime serate le presentava, si ho detto, Mattei, ma le presentava anche Gianfranco D'Onofrio. E poi è arrivato questo ragazzino di colore, cioè un po' scuro, e tutte le estati sempre come sei nero, ma come sei abbronzato. Ora l'hanno detto a mio figliolo quest'anno. È arrivato come l'hanno visto, hanno detto, ma te come sei nero? Insomma, si tramandano certe cose, sì, no? Sì. Non ho fatto neanche la prova di DNA. Ho capito dal colore che era mio. Fanno la prova della melanina. Sì, anche di un'altra cosa, ma non si può dire. No, ma per carità. Tra l'altro un grande pescatore, lì forse ti batte. Sì, ma non pesca con quello, pesca con quello. No, ma... Vabbè, prego. Vabbè. L'ha capita solo la signora, guarda. Vabbè, e stavo dicendo, tante emozioni, tante persone, alcune non ci sono più. E quindi, come Ugo, mi piace ricordare con altrettanto applauso Nicky Giustini,
e Andrea Cambi, che tante risate hanno fatto fare su questo palcoscenico, e poi i comici che si sono alternati qua, come Graziano Salvatori, come Gaetano, come aiutare Laureli, come Militello, che più resti, ne metta, certo, insomma, tante avventure. È stato un trampolino importante per me, perché ho imparato a fare le scalette, ho imparato a condurre, mi sono trovato poi a fare Miss Italia e tante altre belle cose, ma questa piazza rimane sempre, rimarrà sempre nel mio cuore. Ci tengo a dirvelo e a ringraziarvi per l'affetto che avete sempre dimostrato. Mi piace ricordare Fernando Capecchi, Gerry Stefanelli che è dietro le quinte, Alessandro Ferrari, Giovanni Sciupapellicole, lo zio Renzo, Fabrizione. Giovanni Rastrelli, che Sciupapellicole? Rastrelli, sì. Ah, non si chiama Sciupapellicole? No, quello è un nome messo te. Poi non c'ho più neanche le pellicole, ora va in digitale. Ah, infatti io non le sciupa più perché non ci sono più le pellicole, però fa sempre le foto. Certo, allora, però scusa, sono venuto qui, volevo le ragazze. Certamente, sì, le andiamo a chiamare? Prego. Eccole qua, guarda, sono già pronte. Ah, non sei venuto per me, no? No, 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 ho tutto il bene che ti voglio. Ah, io non c'ho spada. Sono 25 e c'è la numero 26, Miss Bagno a Ripoli, Leonardo Pieraccioni. Ecco, lo sapevo. E le disgrazie non vengono mai sole, eccolo. Prego, la pedana. Sapevo che la giuria c'aveva un premio particolare. Ah, pensavo che fosse stesso di darlo io. Ok, ok, ragazzi. Per la grazia e l'eleganza gliel'hanno dato. Buonasera, Miss. Buonasera. Io non ho. Leva la musica. Leva la musica. Leva la musica. Leva la... No, è perché c'è la sua cugina in console, sotto la console. Io non ho un buon ricordo di Casciana. Quando venivo mi davano 150.000 lire. La cugina l'ho comprata dopo. Se aspettavo Casciana... Tieni, amore, la mia figlia, sì, è la mia figliola, potrebbe un lapsus freudiano. Che cazzo ridi, imbecille, subito, la mia fidanzata, volevo dire, potrebbe essere la mia figliola. A parte gli scherzi, sono felice, sono contento di essere qui a Casciana Terme e con tutte queste ragazze, e avevo paura che passasse di moda questa cosa del piacere della donna, perché sai, adesso voglio dire, ci abbiamo anche no. Un po' fluido, tu sei, no? No, poco fluido, ma insomma qualche cosa con i gennai tu l'hai fatta. Sei saputo. Sì, sì. Io sono felice, sono... Gorini, come stai? Un applauso anche a Gorini Oro. Gorini Oro. Storia. Gorini Oro a Ponte Egola. Senti, ti fa anche la pubblicità. Là. Dammi 150.000 lire che mi davano. Gorini Oro è la gioielleria più buona del mondo. Cioè, se te tu entra a fare una rapina, ti dà tutto lui. Non è che dice no, veramente, scusi, che c'entra la rapina, lui ti dà ogni cosa, che carino. Ah, c'è, tenta l'applauso, hai visto, il tuo figliolo ha tentato l'applauso. Ma ti ricordi Carlo Conti, io quando veniva a presentare qui all'inizio, non racconta troppe cose, faceva anche il V presentà semafori. Faceva le prove, davvero, poi
finalmente è stato incluso, ce l'ha fatta ed è veramente una persona eccezionale. Io ci sono tre motivi, anzi quattro, forse no, ce ne sarebbero quattro, ma ora sono diventati tre, li hai già detti. Il primo è c'è stato l'applauso per il nostro Ugo Mattioli, poi il nostro Jerry che dice che con quest'anno finisco, sono venuto a verificare che finisca davvero di fare l'organizzatore perché non se ne vuole più. E poi Cure to Children, dove siete? Questo è un applauso a Cure to Children. Applauso forte! Cure to Children è... Vuoi che ti faccio una foto che ce l'hai solamente te? No, dammi la macchina. Oh, sto parlando a te. Ti faccio una foto che c'è. Oh, no. col telefono. Ce l'hai solamente te. Questa. Che è un signore? No, lo sapevo! Come si video? Ma Leo! Viene tutto nero, dai! Non è il suo, se no. Lo fate alla moglie, dice come male è nero, quelli di conti, no? È il mio, che c'è poi la luce lì dentro. Cure to Children, che è questa fondazione che io seguo da anni, una fondazione che mi piace dire che piglia parte e fa, cioè non lascia per la strada niente. E questo è il terzo motivo. Il quarto motivo ce lo siamo dimenticati, quando si veniva qui i giovani, queste potevano essere le nostre presunte fidanzate, non sono nemmeno figliole, sono nipoti. Quanti anni hai te? 20. Vedi, 20, sicché tu potrebbe essere la tua nipote fatta tardi, tra l'altro, perché te insomma gli hai 40 anni e tu presenti. Facciamo due conti, le 40 anni che lui presenta, ce n'ha una 77. Ma che perché... 76? Sì, perché voi di colore sembra meno, ma... Ma che voi di colore sembra meno? No, sembra meno, non gli dai mai un'età, sono... capito? A Caniggia, Cucurucù... Sono tutte le gente per noi. Sto dicendo tutte delle cazzate, tremendo, ma io... Confido, signorina, non faccia vedere questo video a nessuno. Vuole anche lei una ripresa? Ma che cazzo di foto fai, così? Vengo più... No! Allora, zitti tutti! No, aspetta, devo dire una cosa perché a me mi ha fatto impazzire. Allora, giustamente, tempo addio, quando andò a parcheggiato quello della 500... Dicevo puttanate 35 anni fa, ma non è che ho cambiato. Guarda la signora come fuma, meravigliosa la signora. Quante ne fuma, signora? Ne fuma tante? Eh? Non lo vuole dire, eh? Ma no, voi non la vedete. Una signora meravigliosa che sta fumando e mi guarda come dire, ma chi lei, Aldo, Giovanni o Giacomo? Non li garba Aldo, Giovanni o Giacomo? No. No, ecco, io volevo dire, a proposito dei comici, allora... Ci dice Jerry, veniamo tutte e tre, io, l'estracomunitario e Giorgio Panariello. Giorgio Panariello, ieri l'altro, vengo. Oggi no, sapete perché non è venuto? No, non dirlo. No, lo devo dire, no, perché gli si telefono. È serio? Pensate come che proprio che cascone che ha fatto nella vita. Anche Panariello era intelligente, normale, gli diceva buongiorno, diceva buongiorno se c'era il sole, buonanotte se c'era la luna. Ora lo sai perché? Ha detto no, non vengo, mi sono morti due ulivi. No, erano limoni. Limoni, è uguale. Ma come è uguale? Ora io vorrei fare, tanto ho visto di bambini non ce ne sono tanti, vorrei fare un video che vorrei postare poi... Per Giorgio? No, sì. Allora, al 3 dovreste dire una cosa, tanto ripeto, non ci sono tanti bambini, dovreste dire al 3, vaffanculo... No! E i tuoi limoni. No! Io dico, Giorgio ti saluta Casciana, e voi, vaffanculo te e i tuoi limoni. Zitti. No, perché sapete, io sono venuto, se raccomandato, dicendo, no, siccome io sono venuto qui, ovviamente gratis, posso dire che cazzo voglio, cioè, sì, dicevo, ho capito, ma... Pigliaccia 50.000 lire, dovevo stare zitto un po' in anch'io, sì. Allora io dico, Giorgio ti saluto, Casciana, ti saluto, e, no, aspetta, perché se non si capisce, proviamo a vedere se si capisce. Facciamo una prova, Matteo, tappati gli orecchi. Bambini, non ascoltate. Giorgio, ti saluta, Casciana. Salutano anche i limoni, vaffanculo pezzo di me. Allora, vabbè.
Allora, io volevo, prima di andare via, prima di salutare, prima di far, di lasciare la serata in mano a questi conduttori professionisti, invece noi raccattai dalla piena, volevo fare un in bocca al lupo a tutte queste meravigliose ragazze. Però una cosa. Scusa, sì. Noi andiamo via adesso, sì. Però loro poverino magari gli faceva piacere sul finale quella che diventa Miss Toscana fare la foto con noi. E allora facciamo no, siccome noi ci sa ci scade il catetere tra mezz'ora per cui si deve andare a casa veramente ci sa. No, è semplicemente allora, un piccolo abbiocco facciamo una cosa, prendiamole tutte. Allora facciamo una cosa per i fotografi. Aspetta, esatto. Piglia la fascia, Di Miss ci Toscana. Si fa la foto con tutti, mi dai un attimo, una la si indovinerà, una la saranno. Fotografi, state lassù, laggiù voi o dovete salire per la foto proprio ufficiale, capito? Ah, non è cresciuto adesso, ragazzi. Piglia la fascia. Eccomi, guarda. Permesso? Allora, la prima, signorina Bella. Venga, signorina. Voi dovete ovviamente osannare come se diventasse Miss Toscana lei. Così alla fine ci hanno tutte la foto con, una, con lui. Ma con tutte e 25. Certamente. E che allora, si veloce fa la giustizia? Come si chiama? Ma si fa buio. Non ti preoccupare. Ma che cazzo voi? Ce la fa domani? Può andare domattina a lavorare. Allora, a chi dedica questa vittoria? A mia madre, che per me c'è sempre stata. Carina, anche la mia, anche troppo, mi ha rotto anche i coglioni anche sera. Ma foto, no, la cappa, troppo. No. Foto, è troppo, è troppo. Foto. Grazie, applauso. Vai, avanti. Vai, la due. Ma non si può, ragazzi. Vai, numero due. Oh, secondo me tu vinci te. Ma non lo dire, ora lo dici a tutte. State. Anna Mena, te canti anche a Sanremo. Come a chi dedichi? Almeno metti la modina la parte. Zitto! Come ti chiami? Francesca Poltri. Poltri? Poltri. Poltrisce. A chi dedichi questa vittoria? A me stessa. Bravo. E a mia madre. Ah, sempre la mamma. Ma i babbi ce l'avete? O va fatto? Non si conta nulla. Tre, la numero tre. Avete fatto la foto? Ma non state mica bene. Come ti chiami? Mettili il microfono davanti. Chiara Pomerano. Che è l'unica cosa di... no, questa si è capita solo in due. Sì, no, l'ha capita lui, guarda lui, ho fatto un cigno, ha detto madonna, questa è buona, questa battuta è buona. Ma sì. Boh, scusa, ma che si viene vestiti a vedere Misto Scaraoggi? Lui ha detto. Alzati un attimo un piede. Dice, Leonardo, digli qualcosa. Mettiti sulla seggiola senza scare. Ma come si è vestito bene lui stasera, ragazzi. Dan dan, dan dan, dan 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 dan. Come ti chiami? Pomerani Chiara. A chi dedichi questa vittoria? A tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. La mamma? Anche lei. No, perché sennò. Grazie, complimenti. Applauso. La 4. 4. Ma gli applausi non devono mancare. Sono tutte lette Miss Toscana. Vai. Come ti chiami? Serena Sestini. A chi dedichi questa vittoria? Alla famiglia. È fidanzato ce l'hai? C'è. Uno zio grullo ce l'hai? C'è. Ci sa, tu vedi, lo zio Grullo c'è sempre. Grazie, complimenti, applauso. Allo zio Grullo, scrivete. 5. Allo zio Grullo dedico la vittoria. Come ti chiami? Giulia Giorgi. E quanti anni hai? 18. A chi dedichi questa vittoria? A me stessa e alla mia famiglia. Bene, e grazie. Numero 6. 6. Madonna. Oh. Fatele belle le foto, fatele belle. Come tutte credibili, credibili. Come ti chiami? Nicole Ninci. A chi dedichi questa vittoria? Non si può dire alla famiglia, non si può dire. A me stessa. A me stessa neanche non si può dire. Devi trovarlo un pochino più. E soprattutto non devi dire alla pace nel mondo. A chi la dedichi? Alle mie amiche che sono state più vicine a me. E ci vorrei stare anch'io vicino alle tue amiche. Grazie, arrivederci. Leo. No, 7. Oh, gli applausi. Come ti chiami? Piccinetti. India Piccinetti, da dove vieni? A Badia San Salvatore. Badia San Salvatore. Che tempo è a Badia San Salvatore? Bruttino. Come mai? Chi c'è qui di presente? Chi c'è presente qui? Qui di presente. Chi c'è qui di tuo parente presente? A Badia. I miei familiari. Dove sono? Dove sono? Dove sono i familiari di questa bellissima ragazza? Eccoli là. A sinistra. Non si sapeva, allora l'ho chiesto perché c'avete la macchina, divieto di sosta, ma hanno già fatto 180 euro, che è quanto pigliavo io per 3 settimane quando venivo via. Leonardo, Carlo, scherzateci poco con lei perché fa taekwondo. E che cazzo ce ne frega, non si sa nemmeno che sia taekwondo. Sì, sì. Arriva la 8. 8.
Da come ti chiami? Ti chiami? Sofia Fambrini. Da dove vieni? Da Lucca. E che fascia avevi vinto precedentemente? Nessuno. Cosa ha fatto lui a Lucca? Cosa ho fatto io a Lucca? No. G, a G. Non mettete in difficoltà. Ha girato un film. Bravo, come si intitola? Come si intitola? Lucca. Maremma Mucca. Grazie. Grazie, arrivederci. Oh, grazie. Numero 9. Guarda lei, ragazzi, lei la ci rete parecchio, eh? Dio, lei dice questa. Perché lo sapete quanto dura questa serata? No, è una chiappettata di nulla. E le 3, le 4, eh. Signora, prepari le Marlboro, proprio la stecca. Dura fino alle 3, le 4. Lo sapete perché c'è tanto. Guardate, anzi, facciamo un applauso anche alla Croce Rossa. Che non misericordia, ha mai misericordia. Tutti. Ne svengono dai 18 ai 22. Vince solo chi resterà per ultimo. A chi dedichi? Vai! A chi dedichi? Allora, mia figlia, sì. Quanti anni c'ha la figlia? Fa 3 anni domani. Che carina. E al babbo? O l'hai fatta come Geppetto da sola? Come Geppetto da sola? E i tuoi genitori, alla figlia? Ma c'è qui la figlia di 3 anni? Sì. Dov'è? Penso laggiù. Veniamo, dentro come si chiama? Zitto, come si chiama? Eva. Dove sei, Eva? Eva. Dove? Pensa quanto gli costerà di psicologo questo momento a Eva. Quando tutta Casciana la cercava. Eva, dorme? Dorme? Che fa? Dormiva. Ha detto se si fa più piano perché dorme. Va bene, tutto va sotto, bene. Sotto voce. Dorme, stai tranquilla. Levati la fascia e dalla a quell'altra. Madonna. Io non credevo mia. Solo ora vedo e sono tante. Qui si fa mezzanotte. Vabbè, accenderiamo. Sta buffonare. Vieni, 10. A chi dedichi i 10? Come ti chiami? Agata Botti. Vai, Botti. Botti, vai, lanciati. Fa una dedica che tutti devono dire. Madonna, la Botti, e la fece grossa la dedica, ma che rintronà la Botti, ragazzi. Vai, Botti, lasciata andare, allora, tira la bomba, Botti. La dedica a voi. Ma che dovevi dire, il misfacciatore, a qualcosa di più. Leo, vai, Botti. Vai. Ciao, Botti, grande Botti. La 11, vada e pitturala, c'ha la 11, ragazzi. È finto. Vai, la 11. È vero. Come ti chiami, da dove vieni? Where you come from? 11. Ho detto da dove vieni, 11. Sì, da Prato. Prato. E cosa fai a Prato? Io lavoro in un'azienda di integrazione alimentare. E che lei? Integratori. Integratori. Integratori alimentari. Sì. Chi va in palestra li conosce, Leo. Ma poi sta zitto, te. Ma gli stacchi te le... A chi dedichi? Alla mia nonna. È viva? Ha 96 anni e sta meglio di tutti noi. Ma quello è poma zio di testa sicuramente. Ma è qui stasera oppure attaccato al respiratore? No, è a casa? No, sta bene, ma anche io sto benissimo. La mia mamma 82 sta meglio di andoci una via 37, rompe coglioni molto di più. Ma lei giacchettina a cretino mi sono messo, ragazzi. Grazie, ciao. Vai il 12. Where you come from, 12? Arezzo. A chi te di? Arezzo. È vero che Arezzo la fotografia si chiama Arzumiglio? Sì, è vero. Come ha dato grande soddisfazione? Chi dedichi? Al fidanzato. Come si chiama? Dov'è il fidanzato? Carlo. Dov'è? Bellissimo nome. Dov'è il fidanzato? Non lo sai, ne approfittavo per andare... con l'altra. 14. Te senza numero? Non l'hai? Oh. L'hai perso? Dove è andato? No, il numero? Il 13 dovrebbe essere lei. Il 13 l'ha perso il numero. Zitto. L'ha fumato. Come ti chiami? Che numero hai? Diana Copilizza, numero 13. Giura di avere il 13? Giuro. Di dove vieni? Potresti uscire. Jacopizza. Monte Carlo, Lucca. Ma perché a me non mi guardano mai? Io parlo e guardano solo te. Jacopizza, da dove vieni? Lucca? Monte Carlo? Monte Carlo. Monte Carlo e Lucca? Sì. Dedica. A me stessa, va. Brava, bene. Ciao, Jacopizza. Alta in quel modo. 14. Chi gli dice qualcosa a lei? Vai. A chi dedichi questa vittoria? 14. Vai, la foto, attenzione, foto. Vai. Alla mia famiglia e al mio ragazzo. E c'è qui il tuo ragazzo? È lì. Ah, l'ha messo e lo controlla, vedi? Quant'è che ci sta insieme? Oggi 8 mesi. E lui invece quanto dice? No, lui dice tante cazzate. Io darei subito a lei
la vittoria di Miss Toscana. 15. Facciamola 2 a 2, qui non si finisce più, eh. Vai, siamo quasi alla fine, dai. 15. Dove vieni? Firenze. Firenze dove? Napoli. Napoli. Cosa fai a Firenze? Studio ingegneria. Cosa? Ingegneria. E vuoi, tu preferiresti fare una carriera da ingegnere o da modella? Tutte e due? Tutte e due non sarebbe meno male, ragazzo. Ho trovato un'ingegnerina, io gli rifò fare i garage. Diciamo, non c'è bisogno, io gliene rifò fare. A chi dedichi? Alla mia famiglia. Bravo. Sua famiglia, vai, numero 16. 16, siamo a finire. 25. No, ma gli applausi alla Miss Toscana, no, vai sul finale. 25, mi aspetto grandi cose da te. Federica Navarri da Pietrasanta. Fai un discorso metafisico, capito? Vai, metti prepara, dentro tutto. Ci ha avuto tutto sto tempo. 25. Ma dove è Pietrasanta? Dove chiami? Pietrasanta. Pietrasanta. E cosa fai nella vita? Lavoro come commessa. E cosa ne farai di questo? Sai che quest'anno Miss Toscana, chi vince prenderà anche un premio. Cosa ne farai di quel premio? E sarà un orgoglio per me. Ma se non tu sai che lei premio, che tu dici? Brava. No, grazie, lo stesso improvvisato. Vai. Bene, lei ride, vai, ride, la 17, ride. Come ti chiami, da dove vieni? Teresa Senese, 28 anni, Montemurlo, provincia di Brescia. Ma tutte belle, Montemurlo. Chi va a Montemurlo, torna a Grullo, come lei quella cosa? Beh, io volevo mettermi in mezzo. Brava. A te no, la mia famiglia no, e il mio spacciatore. E invece, ecco, brava, noi lì in mezzo ci si metterebbe tanto con i tempi. Vai, 18. Ciao. 18, quanti anni hai, 18? 22. Cosa fai nella vita, 18? Vai, c'è tutti i parenti tuoi. Cosa studi? Vengo da Sojana. Da? Sojana. Non esiste Sojana. No, non esiste. C'è il Sojana Fans Club. Ma scusa, ma perché allora non si fa a Sojana il prossimo anno? Sono tutti di Sojana. Ma Sojana, ci sono di fascia Sojana. Chi c'è? Ma dov'è? Sojana è? Comune di? Terri? Terricciola. Bravo. A Sojana. Ma davanti di Sojanesi. Vicino. Cosa, a chi dedichi la tua vittoria di Sojana? In primis a me stessa e poi a babbo e mamma, che hanno fatto tutte le trasferte con me. Che bellina. Sai, trasferta da Sojana a Sojana. Ah, tutte le altre ha detto. 19. 19. Ma che meraviglia. Come ti chiami, da dove vieni? Poi si ricomincia, dall'uno. Vengo da Pisa. Viene da Pisa. Da Pisa, al Pisa. Ah, sai che io facevo un personaggio? No, il Pisano. Del Pisano. Capito? Diciamo, noi a Pisano, di Ponte Egola. Il Altero di Ponte Egola. Personaggio di Ponte Egola. Noi di Ponte Egola ci si conosce a Ponte Egola. Si esce fuori la prima sera a Ponte Egola. Ci si innamora a Ponte Egola. Ci si sposa a Ponte Dera. E qui è andata bene che qui a Casciana, caro amico di Ponte Egola, non hai trovato i semafori. No, questa non la dico. No, va bene, era nello spettacolo con di Direzione Parallela. A chi dedichi? A Ilenia Corti, è un'ex concorrente di Miss Italia, che grazie a lei sono qui. Ah, hai visto? Ma è una cosa bella o una cosa... Bellissima, ah, no? Beh. Ah, bene. È la tua fidanzata, cosa? No, assoluta, è una mia amica. Va bene, ma c'è stasera? Purtroppo no, purtroppo no. Bene, vieni! Cara numero 20, che ti chiami? Come ti chiami? Sofia Bianchini. Vieni da? Lammari. C'è qualcuno di Lammari? No, su tutta Sojana. Lammari. La famosa Lammari di Tupac. Lammari. A chi dedichi questa vittoria per la bimba? No, mia mamma e mia sorella. Davvero? Sì. Va bene. Si chiama la sorella? Emma. Vieni, Emma numero 21. Emma di Lammari. Come ti chiami? Martina Comparini. Di dove vieni? Da dove? Fiorentino. Ah, il tuo. Aspetta. Se ci fosse una. Adesso appare davanti a noi un grande. Che tipo. Come si chiama? Pulisci. No, quello della cosa. Nella. Genio della lampada. Genio della lampada. Strofini la lampada, arriva il genio. Tre desideri. Zitti. Qui si gioca la fascia, Tre desideri. Sì. Allora, affermarmi nel mio lavoro primo, nel campo della ristorazione. Bene. Essere più sicura di me stessa. Due. E che finisca presto sto momento. Esatto. Bene, No, fagli dire il terzo. Che mia madre sia sempre in salute. Beh, questo è bello. Applauso. Lo sentivo io che c'era qualcosa. Comunque, che strappava l'applauso. Oh. I babbi non li caga nessuno. No, i babbi non li caga nessuno. Vai. Questo fatto è incredibile.
Gorini, te non li devi fare entrare, le mamme vengono senza babbo. Dici, dov'è il babbo? All'Ammari, valla a chiamare. Eccolo numero 22. Buonasera. Come ti chiami? Mi chiamo Gaia Corbinelli e vengo da Vinci. Non ho capito il nome? Gaia. Gaia e vieni da Vinci. Sì. Cosa fai nella vita? Studio e lavoro. E che cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Toscana? Tante persone me l'hanno consigliato. Ma te non lo volevi fare? No, no, sì, sì. Ah. No, perché ti ha detto metti la dedica, dedica questa vittoria a chi? Ai miei genitori, è una persona speciale. Chi è la persona speciale? Non si può dire. Ti do una pedana in culo, di chi è la persona. No, non mi fare incazzare, di chi è la persona speciale. Non si va via se non dici chi è la persona. Guarda, ci si metta persona speciale. Persona speciale. Sì, sì, il limone di Panariello. Non si può dire. Eh? Non si può dire. Ti strappo la fascia, eh? Ma è un nome a caso, che ci frega. Non si può parlare di persone che non sono presenti. Ma come mai? Se lui ha parlato di Panariello, gli ha fatto parlare. Ma dimmi una cosa, 22. È roba d'amore, roba d'amore? Sì, un po'. Sì, un sì, po' che vuol dire? No, no. C'è un è un segreto. Bacino, bacino, ve lo siete dai. Sì, è una cosa losca. Da cosa losca? Losca! Via, via, no, via! No, 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 ma dai, non la mettere in difficoltà! Ma losca, lui è sposato? No! È lui è un prete? È uno del PD? No! Più losca del PD? Sì! È 5 Stelle? Cosa ha fatto nella vita? Cosa ha fatto? Perché? Si può dire. Chi può dire? Solo il nome. Nome? No, assolutamente! Oh, assolutamente! No, è più grande di te o più piccolo? È più grande. Di quanto? Molto. Un po'. Quanti anni? No, non si può sapere. L'importante è che siano tanti, tanti, tanti. Se ti garban vecchi, segna 3-3. Vai, 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 via, vai. Vieni, vieni, 23. 22, 3, 23. 23. Eccola. La Maria, anche te, la Maria, dove sei? Prato. Di Prato. Che cosa fai a Prato? Lavoro. C'hai un amore losco anche te? No. Ce l'hai normale? Tuo fidanzato? Come si chiama? Andrea. Quant'è che state insieme? Un anno. Farete i bambini? Sì. Davvero? Sì. Andrea si è avvisato. Voglio una femmina. Hai capito. Vai, la femmina, ma che cazzo si fa? Vai. Vai. Andrea, preparati. Andrea vuole la femmina. 24. Le ultime due. Vieni. Applauso alla 24 che viene. Cosa? Viene da? Carmignano, in provincia di Prato. E già è buono. Ma che cosa c'hai scritto sulla spalla? E ovunque vada sarò la tua forza. Non ho capito. Diglielo lentamente. Vada, sarò la tua forza. Cioè ovunque tu vada te, sei no, la forza di qualcuno. Ovunque vada, sì? La vita, sì? Sarò la tua forza. No, io non ho capito. Scusa. Anche Panariello, che lo abbiamo mandato, è la sua forza. Vada, sarò la tua forza. Ah, ovunque vada la... Psicologia, ti posso aiutare? Sì, ma non tu li hai fatti bene gli esami. Perché ovunque vada la vita, tu no, sarai la tua... di mio fratello, perché lui ce l'ha uguale a me. Capito? Ah. È un pandan. Quanto vanno preso a fare questi... Ah, ecco, no, non indaghiamo. A chi dedichi la... E alla mia famiglia, a mio fratello. E alla forza che ti e accompagna. E alla forza che mi accompagna. Grazie. Obi-Wan che no. Ma richiamiamo la 20, perché la 20... 25, no, ma che 20? Qual è quella con il... Non me lo ricordo più. Con la... La 22. Vai. E per chi è? Te tu vinci la fascia. Sei preparato? Miss Strappo. Vai. Leonardo, l'ultima, la numero 25, viene da... La 25 Carrara. L'ho già preparata. L'ho già preparata. Dall'Ara? Carrara. Ah, Carrara. E l'ho già preparata, finirà con l'applauso che ci porterà via. Noi vi ringraziamo già prima... Aspetta, della... prima fagli dire a lei, poi si saluta per venire. Ah, sì. Certo. Ah, funziona così. Certo. E cosa devo dire? Cioè, è mezz'ora e ci pensi. A chi dedichi la vittoria? Al mio cuginetto Mattia che nascerà tra poco. E allora non ti sente mia, e cazzo gliene frega a Mattia. Vai! Dilla alla nonna, la nonna, dai una nonna viva. Come si chiama? Armanda e Roberta. Ah! Armanda e Roberta. Aromanda si chiama lei. Aromanda. Non Armanda. Armanda. Ah, ho capito, Aromanda. Armanda. Ma richiamiamo un attimo la 22. No. Guarda che io fate dove sono i giudici? I giudici alzate la mano. Ecco lì. Voi siete giudici. Ecco. Fate vincere la 22. La 22 è moderna.
capito? C'ha il fidanzato, la fidanzata e tre amanti sotto il letto che gli tira di una certa età, si lava le scarpe e li rimette giù. Io la 22 non la butterei via. Va bene, va. Ragazzi, allora, a parte gli scherzi, io vi volevo salutare, vi ringrazio di averci sopportato. Abbiamo fatto questa... No, aspetta, si fa un conto finale. E tutte le volte che veniamo qua ci prende, e non è poco, dopo tanti anni, dopo più di 30 anni, ci prende sempre quello che noi chiamiamo a Firenze il bischero. Il bischero non ci ha abbandonato e noi siamo venuti a raccontarvi che siamo ancora in quella fase di bischeraggine. Speriamo che duri ancora. E io aggiungo per fortuna, perché vuol dire che siamo ancora veri, toscani e veri. Grazie a tutti! Grazie a tutti voi. Leo, guarda, arriva una foto che ci vede insieme a Ugo Mattioli. Una bella foto, eccola. Bellissima foto. È l'ultima foto che abbiamo fatto insieme con Ugo, ed è un modo per ricordarlo e tutto quello che ha fatto per Casciano. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questi anni dietro le quinte, hanno fatto grande questa manifestazione, agli amministratori e sindaci che si sono alternati e soprattutto ai concittadini. Grazie a Casciano Terme. Leonardo Pieraccioni, ciao, buonanotte, arrivederci, continuate, grazie, buon lavoro. Grazie Campo. Ciao, grazie a voi, grazie a voi. Vieni, per favore. Dove vai? Non puoi portarmi. Ciao! Aspetta, verifichiamo. Sono andati via. Sono via. Vabbè, dai. Grande Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Facciamo un altro grande applauso a due meravigliosi artisti.